Magnifico rettore, chiarissimi professori, autorità civili e militari e soprattutto carissime ragazze e ragazzi, carissimi neolaureati. Innanzitutto grazie al magnifico rettore, per me è un enorme onore essere qui e anche una grande emozione. Esattamente 30 anni fa muovevo i miei primi passi che mi avrebbero portato all'Università di Pavia. 30 anni fa, in questi giorni stavo per sostenere l'esame di maturità e poi sono stato ammesso come alunno al Collegio Ghislieri e ho cominciato il mio percorso universitario qui. Però oggi che voi siete al centro della nostra attenzione, voi siete al centro della vostra università, della vostra alma mater, voglio in pochi minuti cercare di tracciare quello che da oggi in poi spero, mi auguro, possa essere il vostro viaggio. E innanzitutto vi voglio dire, non abbiate mai paura in questo momento che lasciate la vostra casa e vi auguro di tornarci molte volte. Io ogni volta che torno a Pavia è il luogo che mi emoziona di più, è la mia casa. Lo dicevo prima al rettore, quando arrivo in piazza Ghislieri sembra che il tempo si sia fermato e torno qui. Ho la fortuna di essere seduto vicino al professor Arari, che è stato il mio relatore di tesi, correlatore di tesi quando nella mia prima laurea qui a Pavia. Però quando alcuni mi chiedono: lei ha avuto una carriera brillante, è diventato a 39 anni direttore del Museo Egizio. Sì, questa carriera però in realtà è costellata da fallimenti e quello che vi voglio dire oggi è: non abbiate paura di fallire, non abbiate paura di fare errori. Dagli errori si impara, la vita si schiude davanti a voi oggi, dovete iniziare questo percorso ed è un percorso che sarà fatto di cadute e di rialzate. Ogni volta che cadrete, dalla quella caduta imparerete qualcosa di nuovo. E inizio a parlare delle mie di cadute. Vi ho detto che 30 anni fa arrivai qui al Collegio Ghislieri e ci arrivai perché ci fu il mio primo fallimento. Non fui nemmeno ammesso all'orale alla scuola normale superiore. Avevo studiato tutta l'estate, ero uscito con 60 e lode, pensavo di essere già un fine traduttore del greco e fallì miseramente sullo scritto di greco. Ecco, quello che per me fu davvero... Non me lo aspettavo, ci misi un po' di tempo a metabolizzare questo fallimento, poi in realtà mi portò qui a formarmi e mi portò a rendermi conto che quanto avevo imparato al liceo, l'idea di pensare di essere il migliore studente della scuola in realtà doveva essere relativizzato, che c'erano molte più persone più brave di me, lo incontrai subito al Collegio Ghislieri e questo doveva essere una spinta per mettermi in gioco, per imparare ad andare avanti. E poi nel 97, ero studente qui a Pavia, presi un aereo, vinsi una borsa Erasmus per andare a Leiden a studiare le materie orientali. Il professor Arari mi aveva già affibbiato una tesi che avrei dovuto fare in etruscologia, però sapeva che c'era questo amore per le materie orientali che covava. Finalmente arrivo a Leiden. Incontro il professor Van Walsen, che diventerà poi mio relatore di tesi, mio promotor, come si dice in olandese, colui che mi ha seguito nella tesi di dottorato, e mi disse: beh, guardi, se lo scordi, i corsi sono in olandese, lei non parla olandese, quindi arrivederci, torni fra 9 mesi. E lì, quasi con le lacrime agli occhi, c'era finalmente il sogno di una vita, finalmente potevo studiare egittologia, però fra me e l'egittologia si infrapponeva una lingua, l'olandese. E allora uscendo dall'istituto, di fronte c'era l'istituto di Dutch Studies, andai immediatamente lì e chiesi se c'era un corso intensivo di olandese. Mi dissero di sì, mi iscrissi 8 ore al giorno di olandese, un esame ogni 5 giorni e alla fine di quelle 3 settimane presi 9,5 su 10 e potei andare all'Istituto di Egittologia dicendo: guardate, io parlo olandese. E da lì, lo ricordava prima il rettore, sono riuscito a diventare docente di lettere classiche nei licei e poi sono arrivato ad insegnare Euripide, grammatica storica e Omero all'Università di Utrecht prima di passare all'egittologia. Quindi non abbiate paura di fallimenti, non pensate che gli ostacoli che vengono frapposti fra voi e l'obiettivo che volete raggiungere siano insormontabili e citando
Beckett, mi piacerebbe dire quello che si usa molto spesso dire alla Silicon Valley: ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Perché questo è quello che è importante. Non è il problema non è fallire. La nostra società pare che abbia il timore di fallire. Il problema è non imparare dagli errori, quindi anzi avete la vita davanti, avete mille strade davanti a voi, avete una rete di protezione che è la rete delle vostre famiglie che vi hanno portato fino a questo traguardo. Siate ambiziosi, osate e osate fallire e imparare dai vostri errori. Vi voglio poi pronunciare un'altra parola, la parola sacrificio. La nostra società tende ad annullarlo, non si vuole mai parlare della fatica. Io ai miei studenti dico sempre: non è tanto bello studiare, alla fine è bello aver raggiunto un risultato. Voi oggi siete qui a coronamento di un percorso che è costato sudore, fatica, tante sofferenze, tante notti insonne, magari qualche esame fallito che avete ripetuto, la tesi da scrivere, i tempi da rispettare. Ce l'avete fatta, innanzitutto congratulazioni. Avete imparato cos'è questo, il sacrificio. Custodite questa parola. Oggi in Italia ha un'accezione negativa, in realtà sacrificio è una parola meravigliosa, deriva dal latino, è un sacrum facere, è un rendere qualcosa di profano, un qualcosa che invece possa essere offerto agli dèi, elevare il livello del nostro agire quotidiano. Il sacrificio è forse la cosa più grande che noi abbiamo come appartenenti all'umanità e che ci permette di cambiare completamente l'ontologia della nostra esistenza. E c'è una terza parola, e con la quale voglio concludere, che segna l'augurio che vi voglio dare, e la parola non può che essere viaggio. Il viaggio è quello che avete intrapreso fino a qui, è quello che vi ha portato oggi a conseguire il vostro titolo di laurea, è quello che però da oggi inizierete, lasciando la vostra alma mater, nei vari settori che deciderete di intraprendere, siano essi lavorativi, siano essi accademici, siano essi in Italia, siano essi all'estero. Allora, nel momento in cui voi intraprendete il viaggio, in cui la vita vi si schiude davanti, ricordate però sempre che avete delle radici. Di questo ne erano consapevoli anche gli antichi. Forse il primo testo letterario che conosciamo, che è quello di Sinue, un testo antico egizio, permettetemi, sono di parte, è un testo dell'inizio del secondo millennio, ci parla di questo condottiero che, tornando da una spedizione condotta in Libia, sente dire che il re Amenemhat I è morto. Lui si spaventa, spera che Sesostris I diventi il nuovo faraone, però non essendo sicuro cerca di mettersi in disparte, lascia che l'esercito vada avanti e cerca di fuggire. Arriva al Delta, alla fine riesce a fuggire in Siria, nella terra dei re Etenu, come ci dice il testo, e viene accolto da Amun-Neneshi. Tra l'altro in questo nome Amun-Neneshi vediamo è un nome teoforico, cioè il nome di Amon. E lui viene accolto con tutti gli onori, addirittura il governatore locale gli fa sposare la figlia, diventa capo di una tribù, conduce delle battaglie, diventa potentissimo, tanto che dice: ho fondato qui la mia nuova residenza. Eppure le radici tornano a parlargli e lui riceve un'ambasciata da Sesostris e decide che in tarda età è meglio tornare a casa, è meglio che prima di intraprendere l'ultimo viaggio, quello che lo porterà alla nuova nascita, quello che lo porterà a diventare Imaku trasfigurato, è meglio tornare in Egitto, dove ha imparato, dove ci sono i suoi affetti, dove ci sono le sue famiglie, dove c'è la sua famiglia. Allora non dimenticatevi mai di questo rapporto che avete stabilito in questi anni con Pavia. Andrete nelle strade del mondo, ma ogni volta che ritornerete, ritornerete qui un luogo della memoria, ritroverete qui le vostre amicizie, vi ritroverete magari con i vostri amici. Io recentemente ho avuto la fortuna di ritrovarmi qui con coloro che 30 anni fa assieme a me intrapresero questo viaggio, e ogni volta sarà una nuova scoperta, sarà un modo di raccontarsi e sarà anche capire da dove si parte. E portatela anche Pavia con voi, portatela nel mondo. Mi viene in mente tante opere, ma una forse in particolare, il libro Il segreto di Luca di Ignazio Silone, quando torna al villaggio natio e sente quella nostalgia che non è semplicemente guardare un passato, ma capire come da quel passato si possa costruire altrove.
E allora vi voglio salutare leggendovi e parafrasando un componimento che penso molti di voi conoscono, che per me è stato formativo. Lo lessi in prima liceo, si diceva allora, in terza liceo oggi. È un testo di Costantino Cavafi. Costantino Cavafi nasce il 29 aprile del 1863 ad Alessandria d'Egitto. È l'Egitto, abbiate venia, ma è il mio fil rouge, e quindi era quasi naturale che di Egitto in qualche parte vi parlassi oggi. È un autore che è stato scoperto tardivamente, ma che ci ha regalato opere immortali, versi immortali. È un autore che è molto sensibile alla storia, vive in questa comunità greca nativa di Alessandria e nel 1911 ci ha regalato al mondo una poesia, un componimento che è diventato davvero immortale, che parla a tutti noi. Questo componimento si chiama Itaca. Itaca è il viaggio, ovviamente, è la metafora del viaggio. La meta è Itaca, è la nostra vita, è quello, è l'obiettivo che noi ci poniamo nella nostra vita. Allora io vi voglio leggere i versi di Cavafi perché, e li voglio commentare, perché forse nessuno come lui può darvi l'augurio migliore che da questo momento il vostro viaggio intraprenda. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere d'incontro se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. I ciclopi e le strigoni non certo, né nell'irato Poseidone incapperai, se non ti porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Allora guardate, è quello che abbiamo testé detto, il viaggio che dovete intraprendere, lo dovete intraprendere senza timore, non temere di incontrare mostri nella vostra strada, li incontrerete solo se avrete la paura di incontrarli, non temere negli ostacoli, non temete negli ostacoli che possano sembrare insormontabili, lo saranno solo se voi vorrete che siano insormontabili, ma invece intraprendete il viaggio con la curiosità, con la voglia di conoscere, con la voglia di stupirvi ogni giorno. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fine, anche profumi, penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Un'altra cosa fondamentale. Molto spesso nella nostra società si cerca una dicotomia che in realtà non deve esistere, una dicotomia fra i giovani, che è vero, soprattutto in questo paese sono spesso dimenticati, e la società invece anziana. Questa dicotomia la vostra società, la vostra generazione la potrà comporre. Imparate da coloro che sono più avanti a voi in età, cercate di stimolarli con le vostre domande critiche, non abbiate mai paura di essere critici, non abbiate mai paura di perdere la vostra libertà di pensiero, che è la ricchezza più grande che l'università vi ha dato. Non abbiate mai paura di alzare la mano, di far sentire la vostra voce. Il già Presidente della Repubblica Napolitano nel 2012 a Palermo, nel ricordare la morte di Falcone Borsellino, ebbe a dire ai giovani: se la società non vi fa entrare dalla porta, entrateci dalla finestra. Vedete, fate preziose queste parole, ma non cercate la lotta, non cercate una dicotomia, ma cercate invece, come dice Cavafi, di comporre, di imparare dei dotti, di sfidarli, di porre nuove domande, di avere la curiosità come guida. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, e qui Itaca è il vostro obiettivo, i sogni che avete davanti. Soprattutto non affrettare il viaggio. Altra cosa che vi dico, non abbiate paura. A volte si teme di perdere un pomeriggio leggendo un libro, incontrando un amico, approfondendo un qualcosa che sembra secondario. Bene, quelle sono le ricchezze, sono il vostro bagaglio che vi renderanno unici come persone. Fa che duri a lungo e per anni,
e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla via, nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Ed è questo che vi auguro, di avere la vostra meta, di avere Itaca davanti, di augurarvi che il viaggio sia lungo. A volte l'obiettivo lo potrete raggiungere, a volte non lo raggiungerete, ma il viaggio che affronterete, perché avete quell'obiettivo davanti, quello non ve lo potrà tirar via nessuno. E ricordatevi, la criticità di pensiero, la curiosità che avete stabilito nei vostri studi universitari, la capacità di non essere eterodiretti, di non farvi dire dagli altri ciò che dovete pensare, è la più grande ricchezza che oggi già avete raggiunto, e con questo bagaglio vi auguro di cominciare il vostro viaggio verso Itaca, che il vostro viaggio sia lungo e che ogni tanto ci sia qualche tappa a Pavia. Buon viaggio a tutti.